Ecco Doc Rosé ci accompagna a Sauris. Un affascinante paese di montagna delle Alpi Carniche, dove si trova Borgo Eiben, un piccolo nucleo di case che ripropone l'architettura e le tecniche costruttive del passato. Rocco, questo luogo è una cartolina e trasmette molta pace e tranquillità. Questo è un luogo che trasmette pace e tranquillità. Abbiamo tantissime persone che vengono appunto dalle grandi città proprio per riuscire a riappropriarsi del tempo che invece lì non hanno a disposizione. Se ti chiedessi una delle prime cose da fare qui per combattere lo stress, cosa mi faresti fare? Sicuramente tagliare la legna. Tagliare la legna perché è un lavoro di forza che oggi non si fa più e che dà tanta soddisfazione. Passeggiando insieme in bicicletta ho notato queste case, i tetti, ma sono case antiche? Allora, in realtà tutto quello che voi vedete adesso e tutto quello che tu vedi adesso è nuovo, ha 5-6 anni. I materiali invece sono molto antichi. Il larice, quindi il legno, è stato recuperato dai vecchi stavoli che erano qui precedentemente e hanno circa 250-300 anni. Quindi un lavoro di recupero e sostenibilità molto importante. È un lavoro di recupero e sostenibilità molto importante e di testimonianza anche di quello che effettivamente qui una volta c'era e della storia che comunque ha questo luogo. Ma oltre alle passeggiate, la bicicletta, il centro benessere, qui cosa fate? Allora, noi nasciamo come produttori di salumi, formaggi e carne, tutto. E quindi riusciamo realmente a coprire, a fare la maggior parte delle pietanze e dei piatti che proponiamo da soli in casa. Non perché crediamo fermamente nel chilometro zero, ma perché vogliamo valorizzare il prodotto locale che è comunque ancora poco conosciuto e che invece ha tanta qualità da mostrare. E anche qui ovviamente troviamo sempre il tempo per brindare. Allora facciamolo con un prosecco Doc Rosé.